Decine di sostenitori del fondatore di Wikileaks, Julian Assange, hanno manifestato davanti al Ministero degli Esteri dell'Ecuador a Quito per protestare contro il suo arresto a Londra dopo la revoca dell'asilo politico da parte del governo guidato dal presidente Lenin Moreno. Moreno ha difeso la sua decisione attaccando duramente Assange. Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato. Abbiamo revocato l'asilo politico a questo ragazzo viziato. Ci siamo levati questo sassolino dalla scarpa. D'ora in avanti staremo più attenti a dare asilo solo a persone che se lo meritano davvero, ha detto, e non a miserabili hacker che vogliono solo destabilizzare governi. Intanto la ministra dell'interno dell'Ecuador, Maria Paula Romo, ha riferito dell'arresto di una persona vicina a Wikileaks, che vive in Ecuador, mentre si preparava a partire per il Giappone, spiegando che l'arrestato ha forti legami con Julian Assange. Assange, prelevato dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra, dove si era rifugiato nel 2012, intende opporsi alla richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, hanno fatto sapere i suoi legali. This sets a dangerous precedent for all media organizations and journalists in Europe and elsewhere around the world. Il suo arresto è un pericoloso precedente per i media e i giornalisti in Europa e in tutto il mondo, ha dichiarato Jennifer Robinson. E un altro suo legale, Baltasar Garzón, ha messo in guardia sulle possibili persecuzioni politiche che potrebbe affrontare il suo cliente negli Stati Uniti. Allarme lanciato anche da Amnesty International, che ha chiesto al Regno Unito di rifiutare di estradare o trasferire Assange negli Stati Uniti, dove c'è il concreto rischio che possa andare incontro a violazione dei diritti umani. Da parte sua, intanto, il presidente Trump ha commentato: I know nothing about WikiLeaks, it's not my thing. Non so nulla di WikiLeaks, non sono affari miei. Ho sentito che c'è qualcosa che riguarda Julian Assange e ho visto cosa gli è successo, ma se ne occuperà il procuratore generale.